A questo punto gli inglesi mettono in azione un'altra macchina da guerra. È davvero l'artiglieria pesante, un'artiglieria high-tech per l'epoca. È il trabucco classico, dotato di un contrappeso. Pensate che tutto quanto pesa 10 tonnellate e solo il contrappeso ne pesa 2. Così tanto per riuscire a scagliare violentemente dei massi di 15 kg fino a 120-130 metri di distanza. Il trabucco poteva essere usato anche per ottenere effetti piuttosto macabri. Oltre alle pietre, infatti, i castelli venivano bombardati con carcasse di animali e cadaveri di persone morte di peste per diffondere malattie e terrore. Ancor più temibile era l'invenzione chiamata fuoco greco, una sostanza simile al napalm che bruciava sotto l'acqua. Si diceva che il fuoco potesse essere spento solo spargendo sulle fiamme delle urine, dell'aceto o altre soluzioni acide. I francesi non si arrendono, il castello resiste. Così gli inglesi adottano una nuova strategia. Se l'attacco dall'aria non ha funzionato con le macchine da guerra, se l'attacco da terra non ha dato buon esito con i soldati e le scale, rimane un ultimo livello, e cioè il sottosuolo. Ma questo significa attaccare il castello da sotto scavando un tunnel. Vediamo cosa accade. Scavando al di sotto del fossato, gli assalitori cercano di raggiungere le basi delle fondamenta. Dopo 2 settimane il manipolo raggiunge il nucleo centrale. Gli scavatori trovano finalmente un posto adatto, vengono tolte le prime pietre. I lunghi giorni di scavo hanno creato un vuoto nelle mura. Il lavoro è lento e pericoloso, ma ha successo. La camera, sostenuta da robuste travi di legno, viene infatti riempita con rami, legna e carcasse di maiali. Quando viene appiccato il fuoco, il calore intenso causa il rigonfiamento e il successivo scoppio delle carcasse di maiale, e il loro grasso funge da combustibile per l'infernale incendio. Quando i punti di sostegno vengono inghiottiti dalle fiamme, la costruzione si distacca dalle mura circostanti e crolla con un fragoroso boato. Immediatamente gli inglesi fanno irruzione attraverso la breccia. I francesi serrano le fila, chiamando a raccolta le forze da altri punti delle mura per cercare di arginare l'assalto inglese. È però una lotta ad armi impari e gli assediati sono prontamente respinti fino ad essere costretti ad arretrare nel cortile più interno. La battaglia lascia agli inglesi il controllo del nucleo centrale. Anche se hanno ottenuto più di metà del castello, i francesi controllano ancora il cortile interno e la centrale fortificata. L'assedio non sembra mai avere una svolta. I francesi, certo, perdono progressivamente terreno, ma gli inglesi non vedono mai la fine dei propri sforzi. In effetti, ogni volta che conquistano una cinta muraria, oltre gliene appare un'altra, anche questa da conquistare. E la situazione ora è molto tesa in entrambi i fronti. Nel castello scoppiano liti furibonde e i francesi sanno che ormai potranno resistere solo per pochi giorni. Si dice che i soldati assetati bevessero il sangue di cavallo, le proprie urine, o che si mettessero in buche scavate nella terra sperando di assorbire un po' di umidità. Ignaro della gravità della situazione, il comandante inglese decide di proporre un ultimo disperato attacco per espugnare la guarnigione. Le diserzioni tra gli inglesi sono oramai un fiume in piena. Il comandante capisce che i suoi uomini sono vicini al crollo. Il comandante francese prega nella cappella, sa che se si arrende ora, gli inglesi massacreranno l'intera guarnigione. Meglio morire di fame con onore, piuttosto che essere crudelmente giustiziati. Ma quando la vittoria sembra ormai a portata di mano per gli inglesi, un messaggero porta al campo delle notizie disastrose. Un nutrito contingente francese si sta dirigendo verso il castello assediato. Gli inglesi non hanno scelta. Il tempo a disposizione è praticamente finito. Il comandante capisce che abbandonare l'assedio metterebbe in pericolo l'intera campagna. Sa anche però che se rimane, il suo esercito rimarrà intrappolato tra la truppa di rinforzo in avanzata
e i difensori ancora a guardia del castello. Dopo ore di discussione, deve ammettere che con l'esercito francese a soli 5 giorni di cammino non può fare altro che abbandonare l'assedio. Decide, con un ultimo atto provocatorio, che se ne andranno di notte, in modo che la guarnigione francese non si accorga nemmeno dell'abbandono del campo. Il mattino seguente l'accampamento inglese sembra cupamente silenzioso, fino a che una truppa di perlustrazione non scopre che le preghiere dei francesi sono state esaudite. L'assedio è finito. Entrambi i fronti hanno riportato perdite spaventose. L'unico vincitore di questo terribile scontro è il castello. A dispetto dell'inferiorità numerica, di un addestramento approssimativo, della mancanza di provviste alimentari e del freddo pungente, il castello ha resistito a qualsiasi tentativo di espugnazione.